La Fiera 2019 quest'anno risuona al ritmo della pizzica e lo fa non con una pizzica qualsiasi, ma con la pizzica interpretata e intesa alla maniera di Antonio Castagnano, che abbiamo con noi. Benvenuto. Grazie mille, buonasera e grazie dell'ospitalità, tra l'altro. Beh, sei un ospite speciale perché insomma il tuo nome è ben noto tra gli appassionati di pizzica, ma ovviamente anche tra gli appassionati di musica più estesamente intesa, anche come ormai possiamo definire la pizzica più come, non più come fenomeno folcloristico, ma come un vero e proprio fenomeno musicale. Assolutamente, grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo linguaggio, in questa poesia e in questa forza che ha lasciato un po', si è svestita di folklore e ha avuto negli anni la fortuna e la consapevolezza della propria dignità, della propria forza, e si porta così avanti anche oggi con grande personalità, e questo è un passo importante secondo me territorialmente, non solo musicalmente, per la gente che si è svestita appunto dei panni del passato e ci ha ereditato, abbiamo ereditato noi fortunatamente giovani la parte più bella, la parte più gioiosa di un fenomeno che era anche sofferenza. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi, voglio vedere le mani forti al cielo per la terra di Laviano, battiti le mani per la terra di Laviano, tempo, fine! Quindi la musica salentina non più come dicevamo fenomeno puramente folcloristico, ma come fenomeno musicale che insomma abbraccia sonorità anche mediterranee, estere. Tu qua insomma ti sei portato avanti col lavoro già da diverso tempo incrociando suoni e persone importanti, perché ricordiamo hai suonato anche con musicisti di grande spessore, tra i tanti mi sovviene Stewart Copeland, che era il batterista dei Police, vuol dire, quindi essere stato un momento grandissimo affezionato al Salento e alla musica del Salento. Lui è rimasto, per me era il primo anno nell'esperienza laboratorio della Notte della Taranta, che è un laboratorio importante perché dà la possibilità a tanti giovani come noi di condividere questa passione, la musica, l'esperienza con grandi personaggi come tu ben hai citato. E Stewart è rimasto folgorato perché lui da batterista comunque era molto, diciamo, vicino a quello che è il ritmo, e gli è entrato dentro, e ancora oggi appena è possibile arriva in Italia, noi ci vediamo, ci sentiamo, c'è sempre un gran legame con la terra del Salento. Beh, poi parliamo insomma dei primi anni 90 addirittura, quindi torniamo indietro veramente tanti anni, no? Assolutamente sì, i primi anni 90, ormai la mia esperienza da più di 25 anni si può dire, diciamo su questa scena tradizionale orale. E poi Stewart invece è arrivato con la Notte della Taranta nei primi del 2000-2003, ed era la mia prima esperienza nel festival. Thank you.
tu in questi anni, insomma, hai avuto un tuo percorso, hai avuto un tuo tragitto musicale in cui non ti sei limitato a riproporre filologicamente la pizzica, no? Ma hai anche sperimentato nuove sonorità, l'uso di strumenti anche nuovi e anche collaborazioni, dicevamo, pure importanti, tant'è che nel tuo disco, insomma, c'è questo connubio tra Salento e addirittura anche la musica elettronica che arriva peraltro anche dall'altro capo del Mediterraneo, della Turchia. Ma io credo che ogni artista ha la, diciamo, esigenza di sperimentare e ovviamente di attingere da quello che lo circonda, e musicalmente è avvenuto questo. La musica tradizionale si è svestita appunto del folklore perché secondo me noi giovani l'abbiamo fatta nostra e portata con un linguaggio attuale. Questa è la scommessa a cui ci ho creduto di più, per non essere poi abbandonata, relegata, per evitare fratture temporali che spesso hanno allontanato i giovani da un linguaggio arcaico e antico. Sicuramente non conserva diciamo la purezza, no? di una volta, ma perché racconta comunque scene quotidiane che non appartengono più alla quotidianità, però appartengono al passato. E la scommessa dei giovani è quella appunto di riportare questo linguaggio a parlare oggi nella stessa poesia, nella stessa forza, la stessa potenza che avevano i nostri antichi. Ai cuore, 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 tutti nel limone. Ai cuore, cuore, guarda zucchero e limone, dai un zucchero alla voce. Ai cuore, cuore, guarda zucchero e limone, dai un danno va su bocca con le mani, guarda piata. Ai cuore, cuore, guarda zucchero e limone, dai un danno va su bocca, dai un zucchero alla voce. Ai cuore, cuore, guarda zucchero e limone, dai un danno va su bocca. Tu hai seguito l'evoluzione un po' di questo percorso che la pizzica ha conosciuto negli ultimi 25 anni sostanzialmente, al di là del fenomeno Notte della Taranta, no? Che comunque ormai ha approdato anche a livello televisivo sulla scena musicale italiana, quindi conoscono la pizzica addirittura anche nel nord Italia, anzi la vorrebbero anche così praticare, no? Come ballo, come, oppure come conoscere. Quindi tu forse sei la persona migliore a cui fare una domanda specifica e precisa: qual è il futuro della pizzica? Beh, credo che il futuro della pizzica si stia già vivendo e abbraccia tutte le tematiche che abbiamo trattato in pochi minuti anche oggi. È un linguaggio assolutamente attuale di cui i giovani hanno sentito la necessità di appropriarsi e di raccontare al mondo con dignità che, pur venendo da un piccolo lembo di terra chiamato Salento, abbandonato per tantissimi anni da tutti, ha comunque una forza nella sua musica, ma anche nel territorio, nell'architettura. Ha una poesia importante e una storia che ha una dignità che non va dimenticata e va portata avanti con grande fierezza, direi, non orgoglio ma fierezza. Quindi viva la pizzica salentina e viva ovviamente... Una medicina poi, tra l'altro, certo. Perché conserva ancora questa sua potenza curativa. Nelle piazze si vede, la gente sorride, la gente ha voglia di ballare, ha voglia di ascoltare melodie antiche, melodie nuove, ha voglia di stare insieme, di aggregarsi attorno a questo ritmo. E questa, per essere nel 2020, diciamo così, non è comunque una scommessa. Una scommessa persa, una scommessa vinta, se parliamo di un fenomeno che ha milioni e milioni di anni. Un fenomeno antico che una volta era legato, no, al morso della Taranta, alla quindi alla sofferenza, quindi serviva un po' per liberare, una liberazione che poi in realtà le tarantate erano poi nevrosi, no? C'erano delle nevrosi, quindi ora la cura potrebbe essere quella dei beat, dei computer. Anche, abbiamo sicuramente tantissime potenzialità, però quello che non
non bisogna perdere è l'essenza. E l'essenza ovviamente uno ce l'ha dentro. Da dove nasci, se hai una sensibilità giusta e se hai avuto, io ho avuto la fortuna di conoscere dei personaggi importanti che avevano dentro questa ricchezza e questo sapore così arcaico che avevano a loro volta ricevuto, è stata una fortuna che mi porterò dietro e la conserverò con grande cura. Quindi lunga vita alla Taranta e grazie ad Antonio, Castagnano. Ciao a tutti, grazie a tutti. Sono la prima proposta di questa signora e secondo voi pensa di essere lo contadino con la salarato per le anche carte della signora? E per le anche carte dobbiamo dire tutti no, uno dopo c'è no la salarato un mondo.